Hogwarts Legacy. Let's go. Lo tiri su quello che vuoi tu, Aplo. Puoi tirare un D20 o un D10 o un... Di solito si tira il D20, però puoi tirare quello che ti pare. Quello che vuoi. Questo mi sarà più utile quando avrò qualcosa da identificare. Tipo l'oroscopo. Ma fatto meglio. Nel senso che io non credo nell'oroscopo, ma credo molto nei tiri di dado. Che ti fa cappano tutto. Semplicemente abbiamo torturato un tizio a cui abbiamo mozzato il capezzolo. Ma siamo anche stati disturbati dal nuovo giocatore, artificiere, con una raganella meccanica come pet. Tramite arti oscure il tizio è torturato e fuggito, lasciando solo il capezzolo, che io ho preso per buttarlo a sfregio al nuovo arrivato. Solo che con la raganella l'ha preso al volo. Cerco di colpire col raggio, faccio uno con i danni massimi e mi si ghiaccia il braccio, mentre la raganella mi spara il capezzolo. Wow. Wow. Sembra il tipo di caoticità in cui mi sentirei completamente a mio agio. Anch'io, cosa ho letto? Unlucky. Ucciso da un capezzolo, su perché? Non c'è nulla da identificare, almeno per il momento. Siamo tutti caotici buoni, immagina. Tante piccole Artemis. Aiuto. Allora. Ehi. Così tanti animali ho sbloccato. Mi ricordo molto bene che ieri abbiamo detto... Le peripezie del elfo domestico, esatto. Avevo detto, raga, domani, appena iniziamo, facciamo subito la quest di... dell'elfettino. Di... Tac. Ah, ciao Sky Goaler. Guarda, se vuoi, alle 17 più o meno, provo la demo di Octopath Traveler 2. Che secondo me è molto bello. Il primo l'ho amato alla follia, quindi sono sicura che amerò anche il secondo. Quindi se vuoi tornare più tardi, alle 17 giochiamo Octopath. Così non ti spoileri Hogwarts. E anche io sono molto curiosa di quello che hanno combinato con il 2 di Octopath. Il primo, strabello. Allora, non fateci caso se riclickerò tipo sugli stessi teleport 6.000 volte. Probabilmente oggi non mi salverebbero neanche una tanica di Red Bull. Sono Corvo Nero, sì. Vederti, mia giovane amica. C'è il doppiatore di Sino? Dai. Ma te pensa? Perché non le uso le arti oscure? Deve essere stato abbandonato molto tempo fa. Sono contro la mia etica. Le maledizioni senza perdono non le userei. Sono qua fuori da troppo tempo. Non era nulla. Cerca Tobbs. Octopath Traveler, sì, è un RPG isometrico molto carino. Avevo giocato il primo anni fa. Quando era uscito mi era piaciuto un sacco. È isometrico 16 bit HD. Nel senso che è... Cioè, la grafica è pixel art, ma in HD. Infatti è una figata. No, scendi. Non posso scendere? Beh, una bella idea, David. Esatto, perché usare le arti oscure quando puoi ammazzare i nemici in modi più creativi? Concordo. La mia combo preferita è accio e poi, boh, sparargli qualsiasi incantesimo che sia anche minimamente a raggio. Ah, questa stavamo per fare, esatto. Quindi... Caligo. Che brutto posto per lavorare. L'amico di Tick mi fa davvero tanta pena. Devo perlustrare la grotta per cercarlo. Perché Tick? Lo chiamo Tack. Si chiama Tick.
Cerco anche animali, sì. Ma ti ha mollato la tipa a San Valentino, Simo? Incendio! Tobs, alla tua quota mancavano 3 fiale. Sai cosa significa? Significa che i miei clienti non riceveranno le loro bottiglie di pozione restringente di Simus. In seguito a questo stupido errore, salterà il pasto per 1 settimana. Mi aspetto anche che tu ti punisca di conseguenza. Quando tornerò per la prossima spedizione, sarà meglio che veda bende insanguinate al posto del tuo solito sorrisino idiota. Se non raggiungerai la prossima quota, più 5 fiale extra, perderai ben altro che i tuoi privilegi alimentari. Il padrone di Tobs è orribile. Minchia. Mi ricorda bene Elkir. Revelio. Povero Elfo Totti. Tobs. Tobs. Mi manda Tick. Ci sei? Sto pensando a Totti. Revelio. Sì, venerdì guardiamo la diretta della 3.5. Sì, sì. Avevano detto che venerdì ci sarebbe stata. Tenta i ragni? Io per fortuna non sono aracnofobica. Ho paura dei vermi. I vermi mi fanno senso, i ragni no. Confringo. 4 di 70? Quanti ragni devo far fuori? Come 4 di 70? Ma sei folle. Vabbè, li faccio prima così. Incendio. Revelio. Incendio! Pazzo! Incendio! Glatus! Vabbè, i vermi in game li riesco ad affrontare abbastanza. Cioè, finché non sono veri. Questo ha intimorito anche me. E a me i ragni piacciono. Però questa scena era un po'... un po' too much. Rebellion. Oh, che? Si erano spente le luci. Vabbè, dai, cercherò di fare il più velocemente possibile sta zona. Si è addentrato nella grotta. Così togliamo. Incendio. Incendio. Faccio. Sentivo che andava malissimo. Incendio. Ribellio. Incendio. Ok, di qua non si passa. Anche a me i ragni incuriosiscono molto. Li trovo creature affascinanti. Ecco! Questo io volevo fare ieri. Incendio! È una delle secondarie, sì, di Tick. Sì, sì, anche i lombrichi. Lombrichi, vermi. Bleh. Abbastanza anche le lumache. Incendio! Tutto ciò che è strisciante. No, tutto ciò che è strisciante no, perché non è vero.
Perché i serpenti mi piacciono un botto. Ne ho anche accarezzato uno una volta. Un pitone, bellissimi. Rebelli. Ecco, i serpenti ad esempio li amo, mi piacciono un sacco. Sono proprio... Sono le creature viscide a darmi fastidio, come appunto i lombrichi e i vermi. E le lumache. La bava, che schifo. Urca, raga. Ma questa non sarà facile per gli aracnofobici. Ve la fate fare da qualcuno. È un serpente che si chiama Venomous. Bello. Spero che non sia davvero velenoso. Però bello. Figurati, Marcus. Tu odi gli insetti? No, a me gli insetti in generale piacciono molto. Li trovo, appunto, creature affascinanti. Dipende che insetti, cioè... Ecco, se mi dici... Comprendo. Tipo i millepiedi, quelli sì, quelli fanno abbastanza schifo anche a me. Comprendo. Difendo. Ripulso. Comprendo. Expelliarmus. No. Come ho messo gli altri incantesimi? Arresto momento. Qua. Incendio. Expelliarmus. Fermi lì. Dov'è l'altro? Ah, solo lui è rimasto? Faccio. Ma no, è più di uno. Cacchio, erano due. Ne avevo visto uno soltanto. Rebelli. Padrone, se sta cercando Tobbs, sappia che ha prosciugato tutte le sanguisughe in questo livello della grotta e che è sceso più in profondità. Tobbs spera che il padrone attenda il suo ritorno perché è pericoloso seguire le sue tracce. E faccia attenzione ai ragni, Tobbs. La vedo davvero male. Povero Tobbs. Incendio! No, mangiare gli insetti no. Diciamo che allora, la maggioranza degli insetti non mi fa schifo, non mi dà fastidio, però non li mangerei. E in ogni caso, diciamo che ecco, la paura verso gli insetti nell'essere umano è qualcosa di innato, cioè ce l'abbiamo nel DNA. Per quello che così tanta gente ha paura dei ragni, dei serpenti, degli insetti in generale. Ci abbiamo nel DNA, perché sono tra le creature più pericolose comunque per noi. Che sono piccoli. Ci sono anche grossi, però la maggioranza sono piccoli. Si insinuano. Molti sono velenosi. Guarda che bel faccino, questa è una faccina simpatica. Incendio! La Madonna, tre colpi? Vabbè, questi piccoli mi conviene pararli però. Compringo. Lumos. Ma che Lumos? Perché sbaglio sempre? Cioè, mi prende sempre la barra sbagliata. Ok, ci stavo per schiantare. E basta? Sono proprio accorta che sotto stava tremando. Comprendo. Expelliarmus.
Wingardium. Il 3x2 mi trovo. Ancora, guarda questa barra. Ma perché? Probabilmente mi sclicco sulla rotellina del mouse mentre pigio i tasti e mi fa partire la barra sbagliata. Usate di pozze. Oddio, non ci credo, ancora ragni. Ma quanti ne ha? Oh. Perché finché non faccio fuori la cromantula, continua a evocarne all'infinito. Allora, no, questo no. Confringo. Confringo. Questo gli ha fatto male. Ammazza. Non è colpa mia se sei un enorme ragno letale. Quanti ragni ho fatto fuori con sta cosa? Che era 70. Sì, letto Signore degli Anelli. Quando avevo tipo 12 anni. Bellissimo. Uno dei miei preferiti. 22, 24. Minchia. Cioè vuol dire che ho affrontato tipo 20 ragni in questa fight. Magari non 20, però giù di lì, una quindicina a tutti. Rebelli. Mica pochi. Allora, qua ci sono diverse strade. Io poi le ripercorrerei tutte perché... Allora, di qua sicuramente c'è roba. Da sotto pure c'è roba. Fammi vedere. Tutta la stirpe. Ciao Zambo! Skyrim l'ho streamato parecchie volte. Sì, ogni tanto mi ven voglia, mi rimetto lì, me lo ritiro giù. Ho tipo tutte le versioni di Skyrim. Ciao Diaku, grazie per il Prime! No? Incendio! No, non ancora slide. Beh sì, Braveheart, normale perché parti dalla base del veleno comunque di queste bestie. Cerbero, ciao! Grazie per il Prime anche a te. Benvenuto. Potevi utilizzare questa mini boss fight per farmare ragni. Ma tanto è pieno, ce ne sono tantissimi, sicuramente li troviamo in giro. Rebellion. Cioè guarda, i ragni non mancano su sto gioco, è proprio pieno. Li troviamo. Devo scendere poi. Repulso. Oh no. Ho la sensazione che quell'elfo domestico sia Tobbs. Padrone, se troverà il corpo di Tobbs, il grosso ragno avrà avuto la meglio. Tobbs ha deluso le sue aspettative e merita questa punizione. Tobbs si sente debole, stanco. Tobbs deve... No! Lasciato qui da solo, coi ragni. Io piango. Piccolo Tobbs. No.
Vabbè. Ho visto che è stato riscattato un dado. Su cosa lo vuoi tirare? Sì, sempre sti poveri elfi che muoiono. Ah, dite che si è tagliato le vene. Oddio. Carlo, su cosa lo vuoi tirare il dado? Scegliamo noi o scegli tu? Ciao Valentina. Piccolo Totti. Già. Gli elfi vanno protetti. L'hai scritto? Facevi prima a riscrivermelo. Allora. Mo. Dove. Qua, cioè, me lo. Dado diventi su ispirazione? Ah, per scrivere la tesi. In diritto ambientale sulle energie rinnovabili. Sono quello di ieri. Ah, ok, grazie, grazie Carlo. Scusa, ma la chat scorre veloce. Non l'avevo visto. Thank you. Vai. Ispirazione per la tua tesi. Dai, 13. Oh, ma per voi faccio sempre tiri buoni. Solo per me faccio i tiri di merda quando ruolo. Cioè, è incredibile sta cosa. Non è giusto. Ma figurati, in bocca al lupo, Carlo. 13 è buono, dai. Da cosa lo vincete, scusatemi, che si è ucciso? Cioè, dal fatto che si è punito perché non ce l'aveva fatta? Il polso rivolto verso l'alto e il sangue solo lì? Ah. Che non, boh, non mi sembrava sangue, però, sul braccio. Mi sembrava l'ombra, però. Avete sicuramente ragione. A me sembra più che sia morto perché è stato ucciso dal ragno. Non lo so. Anche a me non sembra sangue, ragazzi, però. Cioè, seriamente, a me sembra un'ombra. Cioè, io non vedo sangue sulle sue braccia. Vedo del sangue per terra. Perché secondo me è stato ucciso dal ragno ed è stato ferito. Esatto, ferito, avvelenato. Cioè, non vedo sangue sui suoi polsi. Quindi non credo si sia ucciso. Rebelli. Allora, sopra possiamo andare. Ha detto che il ragno ha avuto la meglio, non che si è ucciso. Esatto, quindi sai che magari il ragno lo ha avvelenato. Stasera giochiamo a Valheim, sì? Yes. Non lo so, Steph, non ne ho idea. Io so solo la programmazione delle live del martedì e del giovedì. E gli altri giorni della settimana seguo la mia programmazione, sennò impazzisco. Dunque, vorrei farlo saltare questo, però aspetta. Sì, sono tutte ipotesi plausibili. Vediamo se riesco a passare un attimo qui. Defuso. Yes. No, perché secondo me c'è un passaggio di qua, però questo porta sopra. Mi sa che ci fa uscire. Rebellio. Ah no. C'è un tesoro. Sono 28. Ma infatti non penso neanch'io che si sia ucciso. Secondo me è stato il veleno, raga. Defuso. Ho già visto quel tavolo. A quanto pare sono tornata all'ingresso della caverna. Ok, però aspetta.
La Midnight Oil non la fai anche te? Il martedì sera? No, il martedì sera sì. Ma magari oggi ne parlano, però... E io a quest'ora le mie live. Io faccio tutti i giorni dalle 14 alle 19. Tears of Kingdom, of the Kingdom. Gli ho dato un'occhiata. Sicuramente una tra gliela do, vediamo com'è. No, no, ma ci sta, Steph. Magari fanno live discussione della ruolata di ieri, però... io il pomeriggio ho le mie. Riesci ad avere empatia per i goblin che sono disegnati come cattivi da Signore degli Anelli? Intendi come Gollum? Sì. Ma perché tu non empatizzavi con Gollum? Poverino. Povero Smeagol. Io tantissimo. Anzi, proprio perché me lo ricordano un pochino. Esatto, penso esatto, infatti, che parleranno della ruolata. Ciao, Niku! Che ho da dire a mia discolpa? Che ho sonno. Sono 2 settimane che non dormo un cazzo e continuo a fare cose senza senso. Cioè, tipo, prima ho avviato Octopath Traveler a caso al posto di Hogwarts Legacy. Senza motivo. Cioè, ero lì tipo, ok, adesso apro Hogwarts Legacy e ho aperto Octopath. Appunto. Carlo, perché sto facendo troppe cose sto periodo. Rebellion. E quindi faccio fatica ad addormentarmi. Ieri mi sono addormentata, anche perché ieri abbiamo finito di ruolare che era 12:30. D'ora che sono tornata a casa e tutto quanto era 1:30 tipo. D'ora che mi sono messa nel letto, mi sono messa a leggere per cercare di rilassarmi un attimo, perché sai, non è che finisci di giocare di ruolo e bam, si stendi nel letto e dormi. Poi non lo so, ci sono persone che si stendono nel letto e dormono, io no. Cioè, specialmente se ho fatto qualcosa magari di coinvolgente prima, cioè mi serve almeno un'ora, 1:30, capito, per staccare e rilassarmi un attimo. Quindi mi sono messa a leggere. Rebellion. Si sono fatte 3:00 di notte. Però io la mattina mi sveglio presto di solito, quindi ormai il mio orologio biologico è quello. Io stamattina alle 7:30 ero sveglia. Ho la 4080, Andrea Maio. Ma non ci metto molto a arrivare in studio. Un quarto d'ora più o meno. Però non è che stacchiamo e andiamo subito a casa, capito? Magari ci fermiamo un attimino a chiacchierare. Oh, da dove si esce in sto posto? Mi sono persa. Qua. Ma... seriamente mi sono persa? Ah no, è di qua, ok, è giusto. No, anch'io non riesco mai a prendere sonno subito. No, ma poi ho evidentemente strafatto settimana scorsa, che ero presa bene con questo gioco e mi sono sparata 13 ore al giorno di live. Ovviamente rinunciando anche un po' al sonno. Quindi sono 2 settimane che non dormo un cazzo, svariono. Succede, vabbè, adesso passerà un periodo. Ciao Lili. Mau. Sì? Hai finito di sbrattare in giro? Vieni, bellina. Dai, vieni. Vuoi fare le fusine a loro? Fagli le fusine. Fagli le fusine. Sacco di fusine per voi. Quello è vero, Darnax, sì. Allora, vediamo un po' che creature si celano qui.
Velio. Sa che le ho già prese tutte. Eh sì, perché non c'è niente. Ok, possiamo tornare da Tick. Mi dispiace molto per il suo amico Tobbs. Mi sembri davvero stanca. Sono davvero stanca, ho dormito 4 ore. Ma tanto è inutile, cioè, non potrei, per dire, anche volessi mettermi a dormire adesso, non ci riuscirei mai. Per me non esiste dormire fuori dalla notte. Cioè già la mattina, appena inizia a esserci un po' di luce, io mi sveglio. Ma non per la luce, perché so che è mattina. Un castello. Deve essere stato davvero imprevedibile. Che creatura ripugnante. C'è un sacco di gente che fa il riposino pomeridiano. Io non ce la faccio. Ciao, Shuyer. No, ti aspettavo. Sì, Gianfraco. Sì, sì, sempre fatte le magic io. Io quasi gli orari alla Marzano. A letto alle 6 e sveglia a mezzogiorno 13. Ammazza. Power nap. Sì, anch'io. Never. Cioè, o sto male. Cioè, per dormire il pomeriggio vuol dire che veramente sono messa male. Allora, guarda un secondo. Il pensiero qua, che mi è arrivato un regalino da parte di Shuyer, che è Spider-Man nel regno dei morti. Qua mi sento oggi. Bellissimo, tra l'altro con Black Cat dietro. Ho fatto il cosplay di Black Cat un sacco di anni fa. È stato uno degli ultimi cosplay che avevo fatto. Bellissima Black Cat, la amo. Grazie Shuyer. Un altro must have da aggiungere alla collezione. Piano piano li sto collezionando tutti i must have della Marvel. Madonna, cioè, sono bellissimi questi qui. Sono veramente belli. Con Goblin, Green Goblin. E non solo. Ma i must have sono tutti belli, eh. Questo tra l'altro è bello grosso. Gli altri sono... alcuni sono molto piccolini dei must have. Questo è importante. Tipo quello di Black Panther è abbastanza piccolino. L'ho letto veramente in una sera, in un attimo. Nicora! Grazie mille per gli 8 mesi. Thank you. Beh, oddio, ancora ne mancano un bel po'. Però sì, piano piano le sto recuperando tutti. Incantesimi come Leviosa e Flippendo funzionano anche come attacchi? Sì. Cioè, nel senso, non come attacchi che fanno danno, ma come attacchi nel senso che... come control, CC di solito si chiamano. Cioè, nel senso che controlli il nemico e lo tieni fermo. Sì, Marcus, leggo molto più facilmente la chat di Twitch, ma è normale. Sono più abituata a leggerla. E poi soprattutto, io ho le chat una di fianco all'altra, però quella di Twitch è grossa così, quella di TikTok è piccola ed è trasparente, quindi la vedo molto meno. Proprio per come è fatta quella di TikTok, non si vede benissimo. Quindi è normale che la chat di Twitch la vedo subito. Rebellion. Ma poi nel senso, la chat di Twitch la leggo da 10 anni. Mi viene spontaneo leggerla. La chat di TikTok la leggo da 2 mesi. È poco che si può fare live su TikTok, quindi non sono abituata a leggerla quella di TikTok. Per me è una cosa strana, capito? Avere 2 chat. Cioè io sono abituata, sono 10 anni che leggo quella di Twitch. No. No, non so di che cosa parli, Shuyer. Che cos'è? Ma che video è?
gioco è molto carino. Bella RPG. Hanno tirato fuori un bel titolo, secondo me. Allora, qui siamo quasi arrivati, ma a sto punto tanto vale. Ma no, invece che la scopa, aspetta. Smonta. E così mi muovo a piedi, mi muovo più veloce. Volevo solo vedere che cosa c'era lì. La combo Levioso Descendo in realtà non la uso mai in combattimento. La mia combo preferita è praticamente Accio e boh, o con Frigo o boh, tutti gli incantesimi praticamente ad area. Sembrava la serata di ieri di Intail. Ah, della ruolata? Chi ci viveva? Sì, ne abbiamo parlato prima. Oddio, quanti nemici qui? Ah, perché ci sono ragni a manetta. Allora sono da sbloccare. Aligo, aspettami un attimo, te. Tu fai Accio e Spelliarmus Incendio. Io faccio Accio, Incendio e poi se è un mago faccio anche Spelliarmus. Ma in realtà lo faccio lo stesso. Ah, un po' di bei ragnetti mentre scopro i miei... Incendio! Ma dove mi stanno attaccando? Confringo. Ma scusa, mi ho tirato Confringo e non è partito? Cioè, non mi ha colto le ragnatele. Come mi hai colpito? Ah, ma perché potevo passare lo stesso. Ma il Glacius di solito lo uso se devo bloccare i nemici. Tu sei quella che ha rubato il nostro goblin. Beh, all'inizio non era nostro, ma poi lo è diventato. Ma chi è che parla? Dov'è? Tu sei quella canaglia che... Sei tu che hai rubato il nostro... Faccio! Amaramente... Ma chi è? Rebellio! Ma da dove arriva sta voce? Non commetterò gli stessi errori dei miei compagni. Esploratore, e dove sei? Hai ferito molti dei miei amici e ora la pagherai. Ah! Ma non era questo! Non ho capito se era lui che parlava. Era sto qui? Cioè, seriamente? Era lui che mi stava dicendo tutte quelle cacate mentre stava rotolando. Su se stesso? Visto usare Expelli. Sei tu che hai liberato Nora Tred. Ma che cazzo sta succedendo? Ma... Io non sto capendo più niente. Cioè, raga, io ormai ho fatto la collezione di tutti i bug di sto gioco. Cioè, tutti li ho trovati io. Sono la beta tester numero uno di sto gioco. Expelliarmus. Anche il gioco ha dormito 4 ore. Sì, sì. Anche lui. Deve essere stato abbandonato molto tempo fa. Non me la spiego sta roba. Rebellio. Allora, capiamo.
O uso leviosa su qualcosa. Incendio. Vediamo se c'è qualcosina che posso utilizzare per il leviosa. Rebellio. Anzi, levioso. Vabbè, che lì ci arrivo con la scopa. Cioè, mi sto facendo tutti sti problemi. Faccio tac, tac, tac. Come non posso atterrare? Basta, salita sulla scopa, non scenderò mai più. Vabbè, senti, prendi sta cosa. E questo è risolto. No, oh, io ne ho trovati mille di bug, ne ho trovati veramente tanti. Rebelli. Esatto, Kiba, sì sì, ha fatto il leone da tastiera, è vero. Io non sto capendo. Ma mi fai scendere. Incendio! Segui i ragni. Cos'è, la camera dei segreti? Ha messo la citazione o me l'han buttato lì a caso? Capisco se era una cheat alla camera dei segreti o se l'ha messo lì così. Ok, allora qua sotto è pieno di ragni. Ma a me i ragni servono però. Confringo. Io mi butto, mi faccio male? No. Non ci sono i danni da caduta. Proteggo. Perché si presume che probabilmente che siano dei maghi. Svegliarmus. E che quindi rallentino con qualche incantesimo. Minchia, ma mi ha shottato questa matriarca. Incastrati. Incendio. Oh, quel ragnettino di merda. Mi ha rotto le balle. Conviene craftare, cioè usarle un po' di pozioni, che se no tanto poi mi trovo sempre con troppe pozioni. Non le posso neanche più craftare perché ne ho troppe. Incendio. Almeno le usiamo. Expelliarmus! Accio! Incendio! Nice. Rebelli. No, ce l'ho lo spostamento. È quello che usi con le Vade, questo qua. Ogni tanto ti parte questo. Incendio! No, no, non è arti oscure. È magia, incantesimi normali. Andato. Vabbè, ma poi? Sì, vabbè, ragazzi, anche meno. Confringo. Expelliarmus. Non lo so, mi stavano facendo rimbalzare da una parte all'altra. Rebellio. Incendio l'incantesimo peggiore, corto raggio, ti rende vulnerabile. Fa uno sbrotto di danni. Usato con accio è molto buono in realtà. Però lo devi usare con accio, ovviamente.
Se no non ha senso. Io infatti ce l'ho in barra con Accio per questo. Questa è la mia barra iniziale. Accio. E poi vai di incendio. Mia madre diceva sempre: testa sgombra e cammino chiaro. Nel tuo caso non so come sia il tuo cammino, visto che la tua testa più che sgombra è fuso. No! L'ho presa. Confringo. Che ce l'ha? Svegliarmus! Accio! Incendio! Quando è possibile prendere il mantello di Merlino? Lo davano con l'evento di lancio che c'è stato il 7 e il 10. Io adesso non lo so se rimetteranno il mantello di Merlino disponibile. Può essere che lo facciano ad aprile quando esce la versione per old gen. Può essere, però chissà. Eh sì, c'è già stata. Le sfide nei combattimenti le faccio in automatico, tanto mano a mano che esploro, cioè le faccio per forza. Ho sentito qualcosa. Ah, ti sei sbagliato di sicuro. Non ho appena fatto esplodere il tuo compare. Non mi ha visto. Messa proprio. Ah, ora sì che mi diverto. Ah, questo è grosso, mi sa. Ah, perché il bracconiere è boia. Vedo un cazzo. Reducto. Reducto mi stava facendo. Un bracconiere in meno nel mondo magico. Rebellio. Non credo di aver finito di ripulire la tana dei ragni, però. Allora, ho pulito l'accampamento, questo accampamento di bracconieri, ma la tana dei ragni mi sa che la... Non l'ho finita di pulire, aspetta. Non puoi neanche immaginare quanto fosse scomodo... Ingresso della palude del guado. Un castello. Vediamo. Rebelli. Oh, che piacevole sorpresa! Che bello, ho messo True Color, mi dice spam. Fucate. Oh, sempre a st'ora comunque chiamano, eh? I centralini chiamano sempre a st'ora e io ho rinnovato l'iscrizione al centro delle opposizioni, ma chiamano lo stesso, ho rimesso True Color. Alcuni avevano detto che non funzionava più. Non è vero, funziona. Io l'ho rimesso di recente e funziona. Non tutti aderiscono. Ho capito, ma è la legge. Cioè, sono fuori legge. Cioè, è illegale chiamarmi se io sono nel registro, registrata nel registro delle opposizioni. Non dovresti potermi chiamare. Però lo fanno lo stesso. Non potrebbero. Non potrebbero. Io infatti ho messo anche True Caller. Ciao, Super Papi. Grazie per il Prime. Benvenuto, papi. Grazie anche a Magic and Gabri per i 100 viz e a Shuyer per i 100 viz. Grazie mille. Esatto, tecnicamente li puoi denunciare. Assolutamente sì. Perché io sono nel registro, ma continuano a chiamarmi. Sì, è una persecuzione. No, a me True Caller va. Mi ha appena segnalato che la chiamata che stavo ricevendo era spam. Cioè, mi è venuto fuori il simbolino rosso con scritto spam, spam. Rebellio. Perché altrimenti uno semplicemente smette di rispondere ai numeri che non ha registrato. Però io non posso, perché lo uso anche per lavoro il telefono. Quindi mi chiamano anche per cose di lavoro. Non posso non rispondere ai numeri che non conosco. Allora, capiamo. Rebellio. Non so mica che cosa devo fare qua.
Sì, Andrea, cioè se fai un lavoro dove comunque ti possono chiamare aziende o che devi, cioè non è che puoi non rispondere ai numeri privati. Oppure ti fai un telefono personale e un telefono per il lavoro, però comunque lo dovrei usare. Ci sono vari articoli online che parlano della situazione e confermano che da quando è stato creato il registro anche per il cellulare a molte persone sono aumentate le chiamate dei call center, soprattutto quelle automatiche fatte dai bot. Cioè, capito, magari vanno a guardare lì. Ho appena trovato uno scemo che diceva che Tasso Rosso aveva più quest. Ancora sta girando sta cosa. Sta ancora girando sta roba che le case hanno differenti numero di quest. In realtà non è così. Hanno differenti quest, nel senso che differenti approcci verso le quest. Però le quest sempre quelle sono. Sì, ancora. Ma perché, raga, l'hanno fatta girare talmente tanto sta balla delle varie case con cioè che Corvo Nero aveva meno missioni, che Grifondoro aveva più missioni. L'hanno fatta girare talmente tanto sta cosa. E ci metto dentro anche i creator, perché ho sentito anche un sacco di creator dire sta minchiata. E purtroppo ormai la gente cioè non sa più a cosa credere. In realtà non è così. Cioè abbiamo tutti lo stesso numero di quest, con la differenza che alcuni l'affrontano in modo diverso. Sì, che poi tra l'altro, esatto, Devil, il problema è che un sacco di gente che voleva fare Corvo Nero non ha fatto Corvo Nero perché si diceva in giro che aveva meno missioni. Infatti mi hanno scritto anche dei ragazzi su TikTok dicendomi: ma no, ma io volevo fare Corvo Nero, ho fatto Tasso Rosso perché dicevano che andavi ad Azkaban. Infatti, poi ci sono rimasto male perché alla fine sì, ok, la missione è bella, però cioè è tipo una cutscene di 2 nanosecondi dove tu vedi il corridoio di Azkaban, parli con un NPC e torni a casa. Capito? C'è un sacco di gente che si è fatta la run con Tasso Rosso solo per stare 2 secondi nel corridoio di Azkaban. Non ho capito perché. Cioè, un conto se uno vuole fare Tasso Rosso perché vuole fare Tasso Rosso, un conto se lo sceglie per una falsa, per una fake news. E sta roba veramente l'hanno fatta girare a profusione. Allora, secondo me devo usare questo, perché stavo facendo un giro per capire quali tipo. No, ok, scherzavo. No. Non riesco a capire con che cosa posso interagire io qua. Cioè, posso interagire con questi, va bene, ma Wingardium Leviosa. Ah, che pro. Forse hanno dei simboli sopra, vediamo. Forse vuole un incendio, vuole un Glacius. Expelliarmus. Non capisco. Glacius. Faccio. Forse le devo rompere. Decuccio. No. Forse devo accendere le candele. Confringo. No. Ma non capisco. Ribellio. Poi sono oggi non mi aiuta. Ciao Stefano. Sì, sto gioco è droga. Concordo. Hai fatto veramente bene. Era da tempo che cercavo un gioco oltre a Genshin un po', sai, chill, dove poter esplorare. Meno male che è uscito questo. Sta prova è più stupida di quanto pensi? Ma dai. Lumos. Lumos. Non so più cosa fare. Rebellion. Forse devo saltare su sti bagagli? Ah, ok, se cado lo devo rifare da capo. Carina! Facilissimo cadere qua. Con
mouse e tastiera, sta roba è difficilissima. No, sul serio? Ma io infatti, cioè, il mio problema con i platform è che io gioco con la tastiera. Gioca lì platform con la tastiera, porca merda. Lo puoi fare con la scopa? Ma ormai è diventata questione di principio, raga. Scusa, perché prima non me l'ha dato? Forse è tipo a tempo? No, vabbè. Non attacco il pad per una missione. Ce la farò anche con la tastiera. Sei porca Eva. Sì, faccio prima partire di là, effettivamente. Così è più facile. Beh, Under, per i platform il pad è d'obbligo, anche per gli action. Per me, per gli action RPG e i platform, pad tutta la vita. Sono caduta all'ultimo, però me l'ha dato buono lo stesso. Perché ho toccato per un nanosecondo. Sfullez, grazie per i 7. Bentornato. Welcome back. Ah, The Witcher 3, oddio, no, mi sa che l'ho giocato col pad The Witcher 3. Sa che ho fatto metà pad, metà tastiera. The Witcher 3, sì, sono Corvo Nero io. Non c'è più la diretta Avalanche, lo, purtroppo. Quelle erano il 7 e il 10, non le fanno più. Cioè, forse ad aprile quando uscirà la versione old gen. Hogwarts Legacy. Torniamo da Tic. Ah, vabbè. Prendo sta secondaria già che ci sono. È qui dietro. No, ti assicuro, Under, che anch'io, guarda, PC gamer da tutta la vita, però ti assicuro che alcuni RPG... Cioè, almeno quelli action e i platform si giocano molto, molto meglio con il pad. E guarda, anch'io sono una che, se posso, gioco tutto con mouse e tastiera. Infatti questo lo sto giocando con mouse e tastiera, anche se palesemente non è indicato, perché... Cioè, si vede che il gioco è ottimizzato per il pad. Lo si capisce proprio dai movimenti. Wow. Protego. Comprendo. Però se non gli do fuoco non serve a niente. Comprendo. Comprendo. Oh! Non so se la signora Beaumont vorrà sapere cosa gli è successo veramente. Maglione strappato di Bardolph Beaumont. Quindi Bardolph Beaumont è diventato uno di loro. È un infetto. Arg. Io ormai ho il terrore degli scoiattoli. Ah, le animazioni del combat sono carine. No, no, sono belline. Peccato che siano pochi gli incantesimi. Pagina del diario 02 di 02. Quello a cui ho appena assistito mi ripugna. Hanno creato un Inferus. Hanno riportato in vita un cadavere mutilato. Ho cercato di nascondere il mio orrore a tale vista, ma penso che lo abbiano notato. Devo convincerli di non essere una spia, che non sono qui per ostacolarli. Altrimenti potrei essere io la prossima vittima. Bardolph. Parla degli inferi. E poi si dice qualcosa sul fatto che Bardolph sarà il prossimo. E lo è stato. E
lo è decisamente stato. Sì, The Last of Us l'ho visto venerdì, mi sembra. Bellissimo. No, no, non dite niente, raga. Poi facciamo un episodio. Facciamo tipo un'orettina di live, magari ad hoc, settimana prossima. La settimana no, che voglio andare avanti con Hogwarts Legacy e già ho il programma pieno. Che venerdì esce anche Wild Hearts, volevo provare la demo. Sono 10 ore di prova. Però sì, il quinto episodio è bellissimo. Poi ne parliamo. Parliamo direttamente del, sia del quinto che del sesto settimana prossima. Anche del quarto. Odio aver paura, ma non posso più tornare indietro. Finora sono riuscito a padroneggiare due delle maledizioni, ma devo sottostare ai loro ordini se voglio impararne altre. Non devono vedere che sono spaventato, li sento già bisbigliare alle mie spalle. Mi hanno sempre detto che non c'è da fidarsi dei maghi oscuri, ma non posso fermarmi, almeno finché non avrò abbastanza magia da proteggere me, Claire e tutta Upper Oxfield. Bardolph. Uno scritto dal diario di Bardolph. Aveva sentito parlare di un piano che lo riguardava. Levioso! Dei Jobbernol qua. Passavano randomici. Su, su, non ti farò male. Ah, ne avevo visto un altro. Sono parecchio in alto questi qua. Ora è tutto a posto. Arresto un momento. Non so se dura di più il Leviosa o l'arresto un momentum. Rebelli. Ok, non ce ne sono più. Presi tutti. Nel mentre io ho iniziato adesso Genshin, ho però paura che ci sia davvero troppa roba da recuperare. No, non è mai troppa. No, no, fidati che... Anzi, più andrai avanti, più avrai voglia che quella roba diventi ancora di più. No, guarda che Genshin, se ti prende bene... la gallina non la posso catturare. Questo rumore? Avete sentito? Quanti cervi. È vero, Mausama, hai ragione. Perché con l'arresto un momento un po' riprende subito a volare. Invece con Leviosa deve stare fermo un attimino. Meglio per riprendersi. Con Levioso. Una gallina sopra un unicorno, folcloristico. No, i cervi non si possono prendere perché non sono animali magici. Sono animali e basta. Boh, non vedo nient'altro. Rebelli. Non sembra interagibile. Hai finito il gioco al 100%? Questo qui? Anch'io punto al 100%. Wingardium Leviosa. Ah, prima devo attivare la prova, è vero. Il lupardo. Posso usare Petrificus anche sui lupardi? Stavo solo eseguendo degli ordini. No. Completa impresa nei duelli. Sto facendo le imprese senza volerlo. Dunque, allora, questa prova di Merlino, dove si attiva? Rebelli. I tuoi grillini. Ma da dove parte? Ah, ma l'ho già risolta, mi sa. Sì, è questa. L'ho già risolta. Sì.
Sì, Umberto, devi usare arresto un momentum. Se non l'hai già preso, devi fare le missioni per prenderlo. Però comunque è quella. Cioè, è quella la magia che ti serve per completarlo. Gli equipaggiamenti sono tutti peggiori dei miei. È stato un piacere. No, non è gratis sul PC. Io, Iona, sono... Corvo Nero. Ah, grazie Noemi, gli avevi risposto tu. Thanks. Ok, andiamo da Claire Beaumont. Che dovrebbe essere... Guarda, quest. Vedo un sacco di prove di Merlino che devo risolvere qua, però. Qua. Andiamo da Claire, consegniamo questa e poi andiamo da Tick. Ora che è un po' di ore, vorrei sapere da te se il mondo ti sembra vuoto come quello di Zelda Breath of the Wild o più vario di cose da fare. No, il mondo non è affatto vuoto. Guarda, l'unica problematica, secondo me, di questo gioco dal punto di vista dell'open world è che i mob sono un po' tutti uguali. Cioè, bracconieri, i troll. Però alla fine sì, cioè nel mondo di Harry Potter ci sono in realtà tante creature, anche tra le creature magiche ci sono quelle che effettivamente potresti affrontare. Però per ora mi sembra di vedere che bene o male i mob sono sempre quelli. C'è da dire che io non ho esplorato ancora molto, perché ho visitato tutta Hogwarts per bene, Hogsmeade e la parte intorno appunto. Cioè ancora mi manca tutta questa parte di qua, mi manca tutta la parte sud, tutta questa qui. Quindi boh, magari poi là ci sono anche altri mob. Non lo trovo un mondo vuoto, però ecco, diciamo che si ripropongono spesso gli stessi mob. Sempre bracconieri, sempre i goblin, ogni tanto qualche troll. Sì, ragni, ecco, nella foresta proibita, qualche creaturina, però in generale per tutto sempre quelli. Che... Signora Beaumont, ho notizie di suo fratello. Oh, ti prego, dimmi che sta bene. Sì, praticamente Mash, anche gli enigmi che fai nelle grotte spesso sono per una cassa che magari ti dà un equipaggiamento che non è neanche buono. E però in realtà gli enigmi penso siano molto fini a se stessi, nel senso ti dà la ricompensa tanto per dire bravo, pigliati sta ricompensa. Però in realtà l'enigma è fine a se stesso. I mob che sono presenti, tolti gli animali, sono quelli che trovi nella sezione sfide della guida pratica. Guarda un po' cos'ho, che mi è arrivato ieri, che lo facevo vedere. Ho la guida pratica, ma no, non è proprio la guida pratica, ma il concept di tutto Hogwarts Legacy. E sì, qua c'è anche proprio tutto il bestiario alla fine, con tutte le creature che si trovano, tipo le differenze tra Nero delle Ebridi, creature oscure. C'è anche tutto il bestiario. No, è bellissimo questo qua, è stupendo. Guarda, ieri l'abbiamo guardato un po' insieme. L'arte del making of di Hogwarts Legacy. Tra l'altro, cioè, racconta anche proprio tutti dietro le quinte, perché hanno inserito determinate missioni. Non me lo voglio leggere ancora perché è pieno di spoiler, ovviamente. Quando l'avrò finito? Quando avrò finito il gioco al 100%, questo un pochino alla volta ce lo leggiamo. Anche per vedere perché hanno fatto determinate scelte. Sì, certo che si può comprare. Sì, sì, è in vendita. Trovi su Amazon. Ma in realtà è il contrario, Axer. Non è vero che c'è poca gente che fa critiche su questo gioco, è tutto l'opposto. Io ho molti più colleghi che dicono che Hogwarts Legacy è una merda, che fa schifo, che ti fa cacare se non giochi Harry Potter, rispetto a gente che dice che è un bel gioco. No. Tanto ormai dire che qualsiasi cosa fa schifo va di moda. Cioè, ormai se dici che qualcosa ti fa schifo sei ok. Cioè, tanto lo dicono tutti ormai che tutto fa schifo. No, certo che sì, Axer. No, no. Va che un botto di gente dice che sto gioco fa cacare. Io penso che non faccia cacare, che non sia un capolavoro incredibile. Penso che sia un gioco che ti puoi assolutamente godere come un bel RPG.
Se poi conosci il mondo di Hogwarts Legacy, allora prenderà un sacco di tacche in più, perché ovviamente è un gioco per i fan. Il Baschettaro, grazie per i 3 mesi. Bentornato, Accio Prime. Grazie, grazie anche a Kasun per il Prime. Grazie anche a te, grazie a Sfullez per i 7 mesi. Bentornato, grazie a Super Papi per il Prime. Ben arrivato. Temo sia morto. Mi duole dirglielo, ma Bardolph era stato trasformato in un Inferius e ho dovuto uccidere. Ci sono 200 musiche una sopra l'altra. Come puoi anche solo pensare che quell'Inferius fosse mio fratello Bardolph? È assurdo! Indossava un maglione di lana, lavorato ai ferri. No, no, non può essere vero. Piange. Mi spiace molto. Guarda. Avrei voluto portare le notizie migliori. Le auguro ogni bene. L'immensità. Cos'altro avrei potuto fare? Oh, Bardolph. Povera Claire. Bardolph. Hai reso Upper Oxfield più sicura. E non posso che ringraziarti di cuore. Minchia, bipolare? Cazzo, che cambio improvviso, repentino. Hai la mia più sincera gratitudine, anima coraggiosa. Si è ripresa in fretta dalla perdita di Bardolph. Allora, sono 6 scellini, grazie. Guarda che campo di zucca incredibile. Andiamo a consegnare. Vai, voglio fare subito tutte le missioni del nostro tick, che secondo me ci sblocca un po' di roba. No, era altissima la missione. Era altissima la musica in quella missione lì, non so perché. Era alta. Le mie cuffie sono le Logitech G735 Aurora Edition. La portatrice di brutte notizie. Ciao Andrea, grazie per il Prime. Benvenuto. Sì, sì, anch'io, Jules. Sì, sì. Fai la missione, no? Tutta seria. No, questa qua piange. E poi, allora cosa mi vendi? Fertilizziamo. Dov'è Tic? Ciao Ale, grazie anche a te per il Prime, benvenuto. Thank you. Tic, sono stata alla grotta. Splendido. Tic spera tu abbia portato i suoi saluti a Tobbs. Tic, mi dispiace dovertelo dire, ma Tobbs è morto. Alla fine non è riuscito a evitare i ragni. Oh cielo. Vedete che è morto con i ragni, non si è ucciso. Come potesse succedere tutto solo in quella caverna, povero Tobbs. Tic e Tobbs avevano lo stesso padrone. Quando egli morì, Tic e Tobbs furono separati. A Tic è sempre dispiaciuto che Tobbs non fosse stato assegnato a Hogwarts. Tic è fortunato a servire streghe e maghi così gentili come te. Tic sentirà molto la mancanza del suo amico e prenderà lui con la morte nel cuore. Come Dotti e Totti. Mi dispiace. Tic, mi dispiace davvero tanto per il tuo amico. Grazie. Sei molto gentile. Tic vorrebbe stare un po' da solo per pensare, se non ti dispiace. Ma certo. Povero Tic. Se vai, i ragni sono ovunque, eh? No, dopo li facciamo giocare. Prima il cibo. Perché non state mangiando? Venite a mangiare. Chi è qui che non mangia? Chi è che deve essere sgridato? Virgilia? Perché non hai mangiato?
Ah, questi stanno mangiando. Menta. E ci sono anche Valentino e Valentina. Ah, vediamo se posso inserire qualcuno. Posso metterci questa e rinominarla. E sarà pezzata. Carina. Guarda con quelle guanciotte. Virgilia mi dà cose. Mi danno tutte cose. Anche Valentino. E poi devo andare dall'altra parte. Oh, lo snaso. Madonna, oh. Sta roba che se sei vicino ad altre cose ti apre il suo inventario invece che aprirti questo. Questo mi devi aprire. Questo. Questo mi devi prendere. Oh. Fa impazzire. Mi devo avvicinare, ma non troppo. Walter. Ok, mi sa che mi manca Valentina. Che non ha mangiato ancora. Vieni a mangiare, Valentina. Hop hop. Con calma, eh. No, il vestito lo si sblocca facendo, cioè questa tunica qua te la sblocca facendo, prendendo tutti i gettoni nelle prove di Dedalo. Nelle chiavi di Dedalo. Ciao Ale, Aledo, grazie per il Prime. E grazie anche ad Andrea. Avevo ringraziato prima. Madonna, guys. Se riesco a arrivare viva stasera, spero di crollare veramente nel letto stanotte. Cioè, se non crollo neanche stanotte, io non lo so quando posso effettivamente farlo. Cioè, inizierò a pensare di essere un automa che può dormire senza sonno. Cioè, può dormire, sì. Che può vivere senza sonno. Solo che ormai non sono neanche più in grado veramente di formulare una frase di senso compiuto. Il mio cervello non mi sta dietro. Sì, ti danno oggetti gli animali che salvi. Perché non posso? Ah, stava mangiando. Stanno tutti mangiando loro. Cali, vieni. Caligo. E anche Sepulcri è dov'è? Allora, la forte. Dov'è Sepulcria? Che bella sta musica. Leviosa. Scusate, non volevo. Mistakes were made. Capisco se è di là. Dove è andata? E tu cosa fai lassù? Guarda questo dove si è messo, non posso prendere gli materiali. Ah, ok, l'avevo già preso da Vincent. Ah, ecco la Sepulcria. Era a farsi un giro. Speranza. Ciao piccola Sepulcria, mi sei mancata. Coccoline. Molto felice lei. Gli unicorni sono di là. Sono nell'altra. Qui ho messo le creature volanti e di là ho messo. Sì, non solo in realtà. Ho messo alcune creature volanti.
E di là invece ho messo le creature più terrestri. Vai, giocate. Ah, vuole giocare con la palla, Paolo. Mi spiccato fortissimo. E lui vuole giocare, non vuole essere lavato. Dai, vieni qui. Ti metto via la palla, eh. Niente, loro vogliono giocare con la palla. Non lo so com'è il cucciolo di unicorno, lo scopriremo. Tanto adesso proviamo a tornare a parlare con Tic appena si è ripreso per la morte del suo amico. Vabbè, senti, tientelo. Oh, Caligo. Impossibile lavarlo lui, va bene, rimarrà sporco. Il tour di Tattoo? No, di Tatto? Non ho capito. Luxastra, giovedì, Tommy. Domani. Oggi mercoledì. No, gli unicorni purtroppo non li puoi cavalcare. Puoi cavalcare i Testral e puoi cavalcare gli ipogrifi. Delle pozioni che hai Tic, ti sei ripreso? Vorrei chiederti di cambiare l'atmosfera della stanza. Certo. È vero. Che aspetto generale desideri ottenere? Forse devo andare avanti con le missioni. Magari un'altra volta. Ah, ma non l'ho ancora customizzata, sai? Perché ancora mi mancano troppi oggetti, quindi per ora è solo così. Cioè, di là è ancora tutta vuota, perché io quando faccio l'housing lo faccio serio, nel senso che proprio mi metto lì, sistemo tutte le cose, cioè cerco di dargli un senso, quindi non lo voglio fare a caso. Quindi di qua in realtà ho lasciato tutto così com'era, vedi? Che è bellissimo in realtà, tra l'altro, cioè è comunque stupendo. Però sì, ho giusto messo un tavolino lì, ma molta roba c'era già. E lo voglio proprio ricustomizzare tutto. E devo ancora decidere in realtà se lasciare questo stile un po' arabeggiante, che mi piace tantissimo, veramente tanto. Secondo me ci sta per una Corvo Nero, tutto pieno di libri così. Oppure se fare la serra. Perché il problema è che ho notato che non si può mettere il letame fuori. Cioè il letame deve stare in casa. Quindi ci ho riflettuto e ho detto, boh... Cioè, o metto la serra, perché vedi, ho messo anche il letamaio in stile imperiale, però... O lo tolgo, anche perché obiettivamente non è che mi serva molto il fertilizzante ormai, cioè, le piante crescono a manetta. Cioè, o lo tolgo proprio, perché dai, cioè, è bruttissimo avere il letamaio in casa. È proprio brutto. Cioè, o lo metti fuori... scemo io che scendo col cane, capito? Dai, è bruttissimo il letamaio in casa. Quindi io aspetto di produrre, ecco, un bel po' di fertilizzante che in realtà già ho, ne ho un bel po', e lo tolgo. E mi tengo questo arredamento in stile arabeggiante, appunto, che mi piace da morire. Cioè, lo trovo veramente bello. La serra è molto bella, Però, non lo so, questo qui un po' così, un po' estroso, mi piace. Tic pensa che dovresti andare fiera delle pozioni che hai distillato. Ciao Tic, sei molto dolce. Ok, allora possiamo andare. Aspetta. Che c'era... C'erano questi pronti, ecco. Pietra di luna. E dunque... Allora, andiamo a vedere che missioni facciamo oggi, perché... Ne ho già fatte un bel po'. Non è che siano rimaste molte secondarie, eh. Mi sa che siamo a buon punto con le missioni. Facciamo a sto punto... Ah, ancora sì, demiguys. Devo trovare i demiguys che mancano. Vai, facciamo sulla strada giusta, dai, facciamo la main. Ah, ho trovato, mi sa, qualche bacchetta nuova. Questa non mi dispiace. Bella questa. Questa. Poi sfide. Combattimento. Sconfiggi gli inferi. Ok, anche questa è completa. Oh. C'è
Era un teleport più vicino. Ah, ecco, infatti. Aula del professor Fig. Ma lo studio così è figo. 10 punti a Grifondoro per il Tamaio in casa. A Corvo Nero. La prima zona ho fatto serra e pozioni. Nella seconda stanza ho fatto crafting e salottino. Io poi vedrò come la sistemo. Cioè, dipende molto dagli oggetti che ci sono. Perché ancora... Ne ho raccolti un bel po'. Però ancora ce ne sono tantissimi da trovare. Quindi dipenderà molto da quello che troverò disponibile nell'arredamento. Così vedo poi come aggiustarli. Ma perché mi sta facendo fare tutto sto gran giro, scusami? Che dovevo andare dal professor Fig e... Cioè, che giro è? È qui lui? Ma perché sto giro? Sì, io faccio sempre le secondarie prima della principale. Ho fatto un'eccezione solo per God of War, ma perché mi stavano spoilerando anche Dio la Madonna. Quindi alla fine ho detto vabbè. Un'altra avventura ti aspetta, eh? Ma scusa, l'aula di Fig non era tipo... Ah, perché è sotto. Non è nella sua aula. Ok, quindi se voglio andare lì... Ah, vedi. È che manca tipo la visuale in 3D, no? È sotto lui, guarda dov'è. Non credo di arrivarci dal cortile degli animali. Ho la metropolvere per andare subito lì? Boh, qui? Boh. Ma il problema è che è sotto. Mi sa che non l'ho sbloccata. Sì, le casse nascoste le ho prese, Giri. Sale segrete e sala delle mappe? Grazie, Iron Giove. Beh, ma da qui mi sa che sono vicina? No, c'entra niente, vediamo. No, mi fa rientrare. No. La stella in alto? No, aspetta. Ah, stanze segrete. Madonna, non c'ero mai andata qua. Andavo sempre nella stanza delle necessità. Grazie. Loki Music. Grazie per il ride. Ciao, ben arrivati. Benvenuti a tutti. Sì, era sopra, non l'avevo vista. Mamma mia. Benvenuti anche a tutti i ragazzi che sono qua con il ride. Spero che la live sia andata bene. Scusate se mi vedete sbadigliare a profusione, ma ho dormito 4 ore stanotte. Sono 2 settimane che dormo un cacchio. Sono l'ombra di me stessa. Fareste meglio a non sottovalutare le sue capacità. Non ho mai visto una tale predisposizione alla magia. E di studenti ne ho avuti parecchi. È una gioia avere studenti così. Talvolta. Ok, quindi il professor Fig non ama gli studenti dotati. Sono molto stanca, Jupix. Ho ricevuto il suo gufo. Ho potuto parlare con Lodgok, il goblin di cui avevo accennato. Cosa hai appreso? Un tempo lui e Ranrok erano molto uniti, però poi hanno litigato. Credi ci si possa fidare di lui? Sì. Ci ho lavorato in un bar. Ci facevo le stagioni io nel bar. E ti dirò la verità, era il lavoro che mi piaceva di più in assoluto.
Ho fatto un sacco di lavoro in vita mia. Lavorare al bar era la cosa che in assoluto più mi piaceva. Potevo tranquillamente spegnere il cervello. Cappucci, cappuccini, caffè, due chiacchiere con i clienti. Poi era pieno così perché era in piena estate ed era la stagione, però dettagli. Guarda, il lavoro che in assoluto mi è piaciuto di più. E ho lavorato anche in un negozio di videogiochi, per assurdo quello è il lavoro che mi ha fatto più cacare. Terribile. Lavorare al bar non è male. Lo facevo volentieri, ho fatto tanti anni. Sembrava sincero e Sirona Ryan si fida di lui. Molto bene. Partendo da questo presupposto, ci aiuterà ad arrivare a Ranrock? Ho recuperato un elmo rubato e lui spera di restituirlo a Ranrock per riconquistare la sua fiducia. Ne hai fatte di cose. Auguriamoci che i tuoi sforzi ci portino a comprendere i piani di Ranrock. Lodgok ha detto che Ranrock sta cercando qualcosa, ma non sa di che si tratti. Forse quell'elmo ci darà delle risposte. Ranrock sta cercando qualcosa? È come temevo, allora. Ho sentito un insolito fermento quando sono andato al ritratto nel mio castello. Goblin e maghi, suppongo. Il castello di Rookwood? La mia vecchia dimora, sì. E in quel castello troverai anche la tua prossima prova. No, io facevo il giorno. No, facevo... L'orario che facevo io era... Vabbè, ma io facevo la stagione sui bar sulla spiaggia Rimini. Facevo proprio la stagione. Quindi io ero proprio... Il prime time io facevo da mezzogiorno alle 19 più o meno. Come orario, tutti i giorni. Quindi era il pieno orario in cui la gente veniva al mare e avevi la fila di, di persone che arrivavano alla porta per prendere gelati, caffè, cappuccini, aperitivi, patatine, birre, tutto. Sì, ogni tanto avevamo anche gli ubriachi, però il pomeriggio. Gli ubriachi del pomeriggio forse sono più gestibili degli ubriachi della sera. Però avevo 16 anni, quindi me ne sbattevo le balle di tutto. Cioè me ne sbatto le balle adesso, figurati quando avevo 16 anni. Ero pure peggio. Mi dispiace doverle dire che Victor Rookwood, che immagino sia un suo discendente, è un mago oscuro in combutta con Ranrock. Il mio discendente? Un mago oscuro? Temo non ci sia tempo da perdere. Nonostante gli ostacoli che ti attendono, devi recarti al castello di Rookwood senza indugio. Lì non troverai solo la prossima prova, ma anche una fonte di potere che sarebbe devastante nelle mani sbagliate. Vorrei tanto avessimo più tempo. Tuttavia ho fiducia in te. Trova il mio ritratto presente laggiù, il prima possibile. D'accordo, ehi, signore. Vado subito. Andiamo. Buona fortuna. Grazie. Non c'è tempo da perdere. Ci vediamo al castello di Rookwood. Combattere con la gente che si ubriaca è brutto. A me ogni tanto capitava anche qualche anziano che tirava un po' sul gomito, che partiva col quartino di vino e poi prendeva un altro quartino e poi prendeva un altro quartino. Sì, un pochino di ubriachi li ho beccati. Però niente di... Anche sì, i tedeschi a volte... Madonna, i tedeschi arrivavano a già mezzogiorno. Quando io arrivavo a mezzogiorno, attaccavo il turno a mezzogiorno, loro erano già ubriachi. Però cioè io avevo 16 anni, quindi... E si vedeva, cioè nel senso ero molto... Cioè, io a 16 anni, raga, sembravo una bambina piccola, cioè sembravo uscire dalle medie. Quindi nessuno mi dava più di tanto da dire. No, non è vero, cazzate, ogni tanto davano da dire. Però, cioè, si vedeva che ero piccola e io sembravo ancora più piccola, quindi non mi rompevano più di tanto le scatole, dai, da quel punto di vista. Cioè, ero veramente troppo piccola. Ehi! Ciao! Ciao, Valù! Che c'è? Il peggio sono quelli alla sera. No, io alle 19 staccavo. Guarda, ti dirò, la cosa più brutta del lavorare al pub e al pub, scusami, al bar era pulire le sedie. È l'unica cosa che veramente mi faceva schifo, ma lo facevo comunque tutti i giorni perché vabbè, la sera la pulivi comunque la sedia. E la cosa più schifosa era pulire le sedie di plastica della gente sudata che ci lasciava di tutto su quelle sedie, perché immaginati un bar al mare in spiaggia con 40 gradi da giugno a settembre. Ti ho detto tutto. Quindi sì, pulire quelle sedie era abbastanza un incubo, stare lì a grattare via tutto. Però
Per il resto era, come lavoro era abbastanza ok. Cioè, a me piaceva. Comunque mi piaceva chiacchierare anche con i clienti. No, non mi hanno mai tributato al bar. No. Sì, purtroppo le conciavano veramente male. Sì, sì, c'era gente lozza. Lì vedevi proprio... Alcuni, vabbè, dicevi, vabbè, sudano. Alcuni proprio li vedevi che non si lavavano, perché quello che lasciavano in quelle sedie non era umano. Astrid, cin cin... Grazie Mick per la sub. Da ex barista, collega barista. Allora andiamo da Imelda Race. Ho fatto anche questa qua, siamo a livello 29. And let's go. Ah, ma aspetta, no, la prova di Charles. Ah, che ne so, me l'aveva tolta. Oh, me ne ha dato un'altra, va bene. Cosa direi alla sedicenne di allora? Scappa, scappa, fuggi lontanissimo. Scappa. Trova qualsiasi altra cosa. No, il lavoro mi piaceva. Il lavoro mi era molto più... Cioè, quel lavoro lì a me piaceva. Però, raga, ve l'ho detto. Cioè, ne abbiamo parlato diverse volte. Lavoravo in nero per 700 euro al mese, senza giorno libero, dal lunedì alla domenica, dalle 12 alle 19... E avevo 16 anni. Quindi sì. Col senno di poi, a me stessa direi: che cazzo fai non farti sfruttare? Che cazzo fai? Cioè, per me allora 700 euro erano tantissimi. Cioè, ero lì tipo, oh mio Dio, 700 euro al mese, sono ricca, ho un sacco di soldi. Non è che ora la situazione in costa sia migliorata. Lo so, nelle città di mare purtroppo ancora ti sfruttano un botto con la scusa del lavoro in nero, ti fanno fare orari inumani. Non so se mi troverei bene in un posto piccolo come questo. Mia sorella ha lavorato in albergo l'anno scorso e le facevano fare 12 ore al giorno, tutti i giorni, senza giorno libero. Purtroppo quando fai la stagione non hai mai orari umani. Ma oddio, l'animatore probabilmente ti va meglio. Sì, magari stai lì tutto il giorno, però... Salve. Magari è meno pesante, ecco, come lavoro. Benvenuta. Sono Bernard in DI e questo è il mio negozio. Cosa posso fare per te? Ne ho fatti tanti di lavori. Che cosa la c'è? La barista, la cameriera, la commessa in un negozio di videogiochi. Che interessa oggi? C'è Balù? La promoter... La segretaria in uno studio legale. Che puoi passare quando vuoi. Un botto di roba. E tutte le volte mi sfruttavano. Slideshow. Sì, ma quanta merda veramente. Ho dovuto ingoiare. Me lo dicessero adesso, direi, ma tu sei pazza. Certo che mi cercavano insistentemente gli anni dopo. Dov'è che la trovavano una fessa che era super stacanovista, lavorava, era gentile, sempre sorridente coi clienti e lavorava tutti i giorni senza giorno libero. Dov'è che la trovavano un'altra fessa così? In realtà sì, ne trovavano parecchi. Però io mi davo veramente tanto da fare. Revelio. Esatto, tu sei più affidabile. Sì, perché col fatto che io purtroppo sto baco nel cervello, perché è un baco, perché non è normale che io non abbia mai fatto un giorno di malattia, anche quando stavo male. Infatti, ma non è giusto. Cioè, se ci ripenso adesso, dico quante cose sbagliate che ho permesso agli altri di fare. Per carità, anche adesso capita magari con la febbre strimmo. Ma perché io sono fatta così, purtroppo ho un'etica lavorativa vecchio stampo che mi viene dal fatto di aver fatto tutte ste stagioni, tutto sto lavoro dove, madonna, saltavi un giorno, sembrava che cadesse il mondo e quindi purtroppo è proprio qualcosa che è difficile, capito, è difficile toglierselo dalla testa una volta che ce l'hai. Un sacco di volte, ma tu niente,
E guarda ora cosa è successo. Cioè diventa proprio parte di te, capito? Quel modo di fare. Io quando mi fa male la gola vado subito dal dottore. Tac, 2 settimane di malattia. Pensa che io non ho mai fatto un giorno di malattia in tutta la mia vita. Cioè se parlo di, appunto, cioè quando anche quando lavoravo come dipendente nel negozio. Perché, boh, che ne so, magari, sai, ti vedevano che non stavi bene. Vabbè, quando facevo le stagioni no, era raro perché comunque era estate. Incendio. Diciamo che, ecco, prima del Covid non era così facile ammalarsi in estate. Adesso sì, però. Allora, no, qua mi serve... Ecco qua. Ok, invece... Tiberio Expelliarmus. Mai seguace di Ram. Sei tu che hai liberato Sai che vuoi che... Ucciderò per questo! Ma tu sei morto, praticamente. Porca boia. Stavo guardando. Confringo. Sembra che la magia oscura. A me la magia oscura. Ma che stai dicendo? Sempre sulla difensiva. L'ho preso. Confringo. Cioè, hai capito? Sta cercando di farmi innervosire. Prendendomi in giro tutta difesa e niente attacco. Portandovi alla rovina. Dai, adesso ripetilo da morto. Rebellion. Purtroppo quelle realtà, soprattutto stagionali, sono così. Pochissimi dipendenti e massima resa. Sì, 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 ti sfruttano un sacco. Oddio, non credo che l'animatore tu non faccia quasi nulla. Comunque è un lavoro dove devi usare la creatività. E la mia esperienza mi ha insegnato che i lavori dove devi usare la creatività sono estremamente sottovalutati. Nel senso... Non ti credere, eh? Allora, è vero che il lavoro fisico ti stanca fisicamente. Però tu quello devi fare, quello fai. Bene o male quello tutti i giorni, è una palla, sono d'accordo, perché dopo un po' diventa, no, cioè, fai, cioè diventa quasi memoria muscolare. Però vedi che la Renis che dice, io ho fatto l'animatrice, si lavora un botto e si è sottopagati. No, no, guarda che anche i lavori creativi, credimi, devi comunque tirar fuori idee, anche l'animatore, comunque si deve sbattere anche per pensare spettacoli, in qualche modo per intrattenere, cioè... Alla fine è, posso dire che sia un po' una branca anche del mio settore, quindi non ti credere. Lavora 20 ore al giorno l'animatore? Immagino, infatti, cioè sarà sempre lì che deve intrattenere appunto le persone che sono lì in villeggiatura. Sì, è vero, col lavoro fisico torni a casa di solito stacchi, se non sei proprio sdrinato. Magari torni a casa che sei stanchissimo, però almeno con la mente stacchi. Io ho fatto sia lavori fisici che lavori creativi, o anche non per forza lavori creativi, ma lavori d'ufficio, perché quando facevo la segretaria comunque per l'avvocato era un lavoro d'ufficio. E io preferisco i lavori fisici in generale, anche se, vabbè, cioè, tipo sto lavoro qua per me è il più bello della mia vita, perché giustamente lavoro con i videogiochi e posso utilizzare la mia creatività per fare cose con i videogiochi. Però ti dirò, a me fare la segretaria non dispiaceva. Però comunque stavo sempre lì col... Allora, aspetta, domani devo passare in tribunale, devo andare a prendere queste fatture, devo portare gli atti di citazione, questi devono essere pronti per la scadenza. Cioè, comunque hai degli schemi mentali diversi. Quindi ti dirò, il lavoro fisico spesso è... lo sottovalutano da questo punto di vista. E almeno stacchi con la mente, torni a casa e non ci pensi più. Rarrock sospetta che Felcroft nasconda più di quanto mostri. Non tornare finché non l'hai trovato. Rarrock esige ragguagli. L'hai trovato? Fa immediatamente rapporto. Ogni lavoro sarebbe fattibile se l'ambiente fosse umano. Concordo assolutamente. Il grosso problema che abbiamo in Italia è che si fa vanto dello sfruttamento. Cioè, capito, se io vado a parlare con persone d'altri tempi... con magari signore e signori che non sono della nostra generazione, più grandi, e gli dico, guarda che io a 16 anni lavoravo tutti i giorni senza giorno libero, le stagioni, bla bla bla, o mia sorella che si faceva 12 ore al giorno fino all'anno scorso, cioè loro ti fanno,
Bravo! Madonna, tu sì che etica lavorativa. Invece no, raga, non dovrebbe essere così. Cioè, non si deve nobilitare qualcosa che è sbagliato. Cioè, lo sfruttamento non è una bella cosa. E non va assolutamente eroicizzato. Cioè, non è una cosa eroica, lavorare 12 ore al giorno senza giorno libero e spaccarsi il culo dalla mattina alla sera. Non è una bella cosa e non dovrebbe essere assolutamente la prassi. E che purtroppo molti ci marciano. E io l'ho vissuta molto sulla mia pelle sta roba, quando, cioè, è lì che pregavi per avere un contratto di lavoro decente, quello ti diceva sì, però lo stage, guarda, non posso permettermi di assumerti. Però scusami, mi vuoi, dici che son brava, che ti ho risolto la vita a lavoro, mi fai un sacco di complimenti, però quando è ora di farmi un contratto non me lo fai? Allora sei stronzo. Sì, no. No, vabbè, quello no. A me non hanno mai detto, ad esempio, che non avevo voglia di lavorare, perché cioè... credo sarebbe folle, nel senso... Io mi sdrino persino adesso che potrei effettivamente... prendermela molto, molto più comoda. Principessa, le è caduta la corona. Eppure no, ti sfruttano e basta. A volte no, non è per dirti che non hai voglia, ti dico, a me non me l'ha mai detto nessuno che non avevo voglia, proprio mai esistita sta roba. Però cioè, comunque ti fanno girare le palle quando ti dicono al contrario, ti dicono no, sei bravo, sei bravissimo, cioè l'anno prossimo mi raccomando di nuovo la stagione, e tu dici sì, ma un contratto, cioè posso iniziare magari, sai, a versare dei contributi, così magari mi arriva anche una pensione prima dei 96 anni. Io ho dovuto fare la pensione integrativa, perché sennò io la pensione no. Con tutto il lavoro in nero veramente che mi hanno fatto fare, che mi hanno proposto e che io purtroppo ho accettato, perché non purtroppo avevo una mentalità sbagliata. Conoscendo Amit, è probabile che abbia studiato qui. Io ho fatto l'integrativa. Ho iniziato a pagare quella adesso. Sì, concordo. Tutti la dovremmo fare, Luke. Concordo assolutamente. Allora... come sei messo tu? Ma allora, questo penso vada qua, però... questi sono qui. Ah, mi sa che ce n'è una lì che non c'entra niente, allora. E questi sono palesemente questi qua. Noi millennials in primis, se no ci lasciamo le penne sul posto di lavoro. Sì, esatto, Clareni, sì. Concordo. Non lo so, Jupix. Credo che dai millennials in poi tutti ci dobbiamo fare la pensione integrativa. Perché se aspettiamo veramente di avere la pensione quando siamo vecchi, moriamo prima. Quindi sì, anche se siete molto giovani, non sottovalutatela sta roba. Magari anche pochi soldini, però... li mettete da parte, in banca. Ciao, Is18, grazie per il Prime. Allù. Grazie mille per il supporto. I miei no, i miei non l'han fatta, ma non... secondo me al tempo serviva anche meno. Cioè, al tempo, tranquillamente, una famiglia con 1.000-1.500 euro ci viveva. Adesso non ci fai un cazzo. Che arroganza. Defuso. Confringo. La mia bacchetta.
poi vabbè, dipende molto anche dove vivi, eh. Qui a Milano te lo scordi di vivere con 1000-1500 euro. Neanche l'affitto ti ci paghi. Guarda, in realtà Easy 18, cioè ve lo dico così almeno ce l'avete come informazione, che prima o poi vi servirà anche se siete molto giovani. Per la pensione integrativa semplicemente andate in banca, cioè io ho fatto così, potete farla con diversi enti. Io sono andata nella mia banca e gli ho chiesto ogni mese di mettermi via un tot, in modo che quando sarò anziana avrò quei soldini lì a cui attingere. Quindi semplicemente vi fate mettere via, fosse anche 30 euro al mese, 50 euro al mese, fosse anche poco, vi fate mettere via un po' di roba. Grazie Easy18 per il Prime, thank you so much. Sì, Jupix, sì sì, ma per ora sì, certo. Rimango sempre ben conscia che la pacchia potrebbe un giorno finire. Quindi rimango con i piedi ben piantati per terra, però sì, cioè, io ho fatto da così a così, seriamente, nella mia vita. Ehi, qui! Che succede qui? Il professor Rookwood aveva ragione. Il posto è pieno di uomini di Victor Rookwood e di seguaci di Ranrock. Lavorano insieme, questo è chiaro, ma non è un'alleanza pacifica. Converrai che dobbiamo trovare un modo per entrare che non sia l'ingresso principale. Andiamo. Sussurra sempre, Fig. Sempre. Allora, quindi niente ingresso principale. Vieni, Fig. Vieni di qua. Assurdo, no? Ranrock vuole che troviamo un piccolo di umano. Ma quale? Potremmo portare a Ranrock tutti i bambini che troviamo. Prima o poi prenderemo quello giusto. Era interessante però il discorso. Mamma mia, il Petrificus Totalus potenziato al massimo è veramente sgravo. Cioè, ha un'area immensa. Overse è bello, ma non ti sta stancando? No. Io so che ci vogliono una fracca di ore di gioco e che non è semplice. Tu non hai capito, Jupix, io vorrei avere giornate da 48 ore. Per poterne giocare almeno 24 Hogwarts Legacy e altre 12 a Genshin, capito? Cioè, vorrei che la mia giornata fosse così. Sei ancora qui? Hai deciso che è l'ora di morire? Cioè, in questo momento vorrei che fosse tipo 20% Genshin, 80% Hogwarts Legacy. Ma solo perché Genshin è infinito. C'è quindi qualcuno. Nel senso, cioè, lo posso giocare ancora per i prossimi 5 anni a venire. Questo qua invece è un'ottantina di ore e l'avrò finito. Più o meno sono a 40 ore, quindi siamo circa a metà. Sto giocando in normal. Rebelli. Quindi... Wingardium Leviosa! Leviosa! Arresto momentico! No, si è arrestato proprio male. Vabbè. Ah, riesco a salire lo stesso. Incredibile. Per platinarlo, perché come me non manca molto. No, vabbè, ma io lo voglio fare al 100%, quindi ci vorrà ancora un bel po'. Scavare metà paese. Non vorrei scavare se tu riuscissi semplicemente a portarmi il bersaglio. Non avremmo bisogno del bersaglio se tu non avessi spedito un drago a recuperare un contenitore che ho rintracciato con mesi di favori al ministero. Gli hai permesso tu di partire. Non ho avuto molta scelta quando ho saputo che sarebbe stato fuori dalla mia portata in quella maledetta scuola. Non hai acquisito abbastanza potere. Ma parlavano di me. Ti ho perfino permesso di scavare sotto casa mia. Permesso?
Se sei qui è solo perché discendi da un custode e a un certo punto potresti inavvertitamente diventare utile. Avevamo un accordo. Condividerò con te il potere che ho scoperto se individuerai i depositi di magia ancora da trovare. Quindi, se non vuoi un'altra dimostrazione del mio potere, quel potere che un giorno speri di possedere, portami il bersaglio. Si stava trasformando in qualcosa? Che cacchio di magia era quella? No, non ditemelo, sono io che speculo. Ma ora sappiamo anche... Non lo voglio sapere, non ditemelo. ...depositi di magia. E che Ranrok sa dei custodi. Sì, ho sentito. Il professor Rookwood ha detto che avresti capito di più dopo aver completato la prossima prova. Entriamo nel castello. Più che altro perché... Ti ha dato la stessa impressione? Perché... Cioè, nella lore, diciamo che nell'ambientazione di Harry Potter non ci sono i Super Saiyan. Quindi che lui faccia così e... Non lo so, sia circondato da questa magia... Cioè, a livello proprio di ambientazione mi fa abbastanza strano, a meno che non fosse un incantesimo di trasfigurazione. Hai detto qualcosa per la tua mammina? Cioè, non lo collego a nessun incantesimo in particolare, quel... Arca boia, era male. Volete essere spazzolati? No, chiedo. E magari una pozione. Oddio, stavo facendo accio sul... Ah, ma era il professore che tirava i fulmini. Canaglia. Non mi ero neanche accorta che avevo... il professor Fig di fianco a me. Confringo e diffindo. Questi non sono carichi, allora passiamo a questi. Venga qui lei. L'ho preso. Come livello 30? Ma sono altissimi questi per me. Vabbè, lei no, 29. Quello era livello 30. Come è rotolato male. Ah. Incendio. Ma chi è che mi colpisce? Ok, lui è ancora vivo. Andati tutti? Grande Fig, give me 5. Io sono livello 29 in realtà, però quel 30 lo vedevo rosso, non so perché. Cioè, più o meno dovrei essere del loro livello, infatti. Non so perché lo vedevo rosso. Lì per lì mi sembrava altissimo, invece poi guardate la 30. Però non so se te lo dà 30, boh, perché... Non lo so. Perché ha un livello in più e quindi, boh, te lo segna in rosso, però... Insomma, un livello ci sta tranquillamente, dai. Non è uno squilibrio così pazzesco. Rebellio! Cos'è rimasto qua da trovare? No, no, c'è roba là fuori. Ah, no, quello è il... È la box che ho utilizzato per il Levioso. C'è questo. Che altro? A spesa sto facendo, praticamente. Altro accessorio. E possiamo entrare. Non credo da qui. E anche da qui.
sopra. Revelio! Da fare un po' di esplorini. Raccogli loot. Ciao Bugio, buon pomeriggio. Allo, allo. Come va? Come fai ad essere a livello 29 solo alla seconda prova? Amazing. Guarda come faccio. Hai capito? Ho tipo esplorato tutto l'esplorabile di tutto Hogwarts, tutto Hogsmeade, farmato. Vabbè, le secondarie sono ancora a metà. In realtà col resto sono abbastanza indietro, proprio perché ho esplorato tutto l'esplorabile. Sì, ho farmato abbastanza. Ma a me gli RPG mi prendono così. Cioè, sono farmina dentro io. Presente quei bambini che finivano i Final Fantasy a livello 99 con tutta la sferografia sbloccata, con tutte le magie, tutti gli eoni sull'otto. Anzi, Guardian Force si chiamavano, i GF. Ecco, ero io, presente. Tipo cuore di pietra di Squall sbloccato all'inizio del gioco. Defuso. Incendio! Credo sia a tempo. Almeno è una scorciatoia. Confringo! Dov'è l'ultimo? Revelio! Confringo! Quei simboli vorranno dire qualcosa. Ah, non lo so, sì, è lei il professore. Come questi. Devo trovarli tutti e poi colpirli in rapida successione. Sì, ma allora sono uno, due. Revelio. Che non li fa vedere più? Prima me li faceva vedere. Ah, ma mi sa che li ho già aperti. Ah, a posto. E allora sì, qua di loot non ce n'è. Possiamo scendere. Spalla lussata, brutto. Ma io tutto a posto. Parte il sonno, non dormo da due settimane. Sono in piedi con 4 ore. Infatti non so come ci arrivo stasera. Però ci arriverò sempre, insomma, dai. Fede Pappa, grazie mille per il Prime. Grazie per il supporto. Funziona anche con l'attacco base? Ah, non lo sapevo. Grazie, Giova. Tracce di goblin. Quest'abito. Un passo avanti a noi, vediamo dove ci portano. Quest'abito lo sblocchi completando le prove di Dedalo, le chiavi di Dedalo. Devi trovarle tutte. Gotta catch em all. Ah, ti stai giocando anche Elden Ring. Allora auguri. Bello lungo Elden Ring. Parecchie ore. E io l'ho finito in 140 ore Elden Ring. Cioè facendo proprio tutto il fattibile. Perché come sempre, vabbè, anche lì vado sempre abbastanza per il completismo. Quindi sembra vuoto. Facendo tutto quello che potevo fare in quella run. Ranrock ha detto che ce n'è dell'altra. E se ha ragione, potrebbe anche essere qui. Ovunque sia, dobbiamo trovarla prima di loro. Revelio. Niente, ti dicevo, facendo tutto il fattibile ci ho messo più o meno un 140 ore per Elden Ring. No, non dormo da due settimane. Perché, vabbè, prima è uscito Hogwarts Legacy, quindi mi sono sparata per tutta la settimana 13 ore al giorno. Nessuno mi ha frustato per farlo, fatto io perché mi andava. Speravo proprio foste voi. Però mi aspettavo che questa settimana sarebbe stata un pochino più chill. Invece non è stata chill per niente.
Record personale 600 ore su Skyrim da ricovero. Io il mio record personale di ore su un gioco è meglio che non lo vado a vedere. Considerando che ho giocato 10 anni a Lineage 2, non so quante ore effettivamente potrei aver accumulato su quel gioco. Considerando che in 2 anni e mezzo ne ho più di 2000 solo su Genshin. Non lo voglio sapere, non lo so e non lo voglio sapere, non mi interessa. Professor Rookwood, i goblin e i maghi oscuri che hanno occupato il suo castello stanno cercando dei depositi di magia. E hanno aperto una specie di contenitore. No! La situazione è peggiore di quanto immaginassi. Se, come hai detto a Percival, hai davvero visto un goblin brandire una potente magia, allora deve avere in qualche modo imparato a... Non può essere! Un'altra cosa. Sanno che era un custode. Ranrock ha usato proprio questo termine. Non ha senso. Come... Ma ne parleremo più tardi. In questo momento devi completare la prova successiva. Sono pronta. Mi dica solo dove devo andare. Il potere che ti trovi a brandire deve prima essere compreso. A questo provvederanno le prove. Il potere senza conoscenza è assai pericoloso. Nelle mani sbagliate... Dobbiamo battere in astuzia Ranrock e il mio sgradevole omonimo. Va bene, professore. Mi dica dove devo andare. Ti rivelerò il cammino. Ora il professor Fig deve lasciarti. Entra in contatto con la magia antica. Verrei con te se potessi. Attenderò il tuo arrivo nella sala delle mappe. Grazie, prof. Lumos. Che carino il professor Fig. Mi ci sono molto affezionata. Sì, è vero, ricorda un pochino atmosfera Horcrux. Quindi in realtà in HP se ti fanno un ritratto diventi immortale. Praticamente. E non sembravano passarsela neanche troppo male, ti dirò. Passavano da un quadro all'altro. Dio, che bello sto posto. Rebelli. Il punto forte di Hogwarts Legacy, per quanto mi riguarda, sono le ambientazioni. Sono ricche di dettagli, di particolari. Che veramente, se sei appassionato di questa ambientazione, urli. Come ci arrivo però di là? Rebellion! Vingardium Leviosa! Ah! Per arrampicarmi fuori da qui, devo riposizionare quella colonna. Forse la soluzione è l'arcata. Sì. Decisamente. La devo prendere da qui. Vingardium Leviosa! No, era giusto. Oddio, abbastanza incorporea però. Credevo di dover usare anche questo, ma... Confringo! Vingardium Leviosa!
Ok. Ora è giusto. Ciao, suino bellico! Allora, grazie per i 13. Sto bene, thanks. Un po' sonnata, ma tutto a posto. Te come stai? Dodo bien? Chi è? Oh. Scale a cui piace cambiare? Cosa fai? La colonna ostruisce il passaggio. Devo spostarla. Come la sposti? Che cosa è cambiato? Ah! C'è questo che ruota? No! Allora, la colonna che ostruisce il passaggio è questa. Vingardium Leviosa. Così non si sposta di mezza tacca. C'è modo di riposizionare questa arcata? Da qua. Vingardium Leviosa. Carini questi enigmi, mi piacciono molto. Sì, ho il ray tracing attivo. No, Spivez, non è con gli occhi spenti, non ho dormito. Stanco. Adesso mi vado a fare un tè, mi metto su un tè prima di iniziare su Octopath, così mi do una svegliatina. Urca, stavo cadendo male. Sei. Altra magia antica. No, le maledizioni le sbloccherò, ma non le utilizzerò. Credo di dover procedere verso sinistra, ma come? Sono troppo sgrave e vanno contro la mia morale di maghetta. Se ce n'è un'altra qua da triggerare. Qua. Questo vestito è quello. Qui è quello di Corvo Nero. È quello che sblocchi con la prova. Qui c'è una colonna. Ah, questa è piena. Con la prova di coso, aiuto. Di Dedalo. Cacchio.
nemico invisibile? Confringo! Ma è un bug o cosa? Expelliarmus! Confringo! Depulso! Secondo me è invisibile perché devo passare di qua. Ecco, infatti, immaginavo. No, ma non lo vedo più. Wingardium Leviosa. Ora lo vedo. Non l'ho preso mai nella vita. Expelliarmus. Gli rispara quell'arma, il Kiul. Capisco se va qua sopra. E questa pedana mi fa capire che probabilmente c'è una strada qui. Quindi di qua. L'ho messa troppo indietro. No, ma poi non c'entrava niente, mi sa. Oh sì, aspetta. Ah, ok. Wingardium Leviosa. Quindi la potevo usare di qua. Andava usata anche qui. Però aspetta. Wingardium Leviosa. Ok, da così non la sposto più. Colpire quei segni fa riposizionare le attacche. Forse c'è un modo per passare dall'altra parte di questa. Wingardium Leviosa. Tipo lì? Vediamo se ci arrivo. Yes. Ok, e adesso per farlo invece dall'altra parte. Wingardium Leviosa. Più o meno. Vediamo.
Oddio, no, lì non mi sa che non mi serve andare. Mi sa che va direttamente dall'altra parte adesso. Wingardium Leviosa! È vero che la porta gira, mi ero scordata. Non ci sto pensando adesso, è vero? Non ci arrivo però lì. È possibile tirare uno di questi blocchi attraverso l'arcata? Ma c'è un altro blocco qua su, non capisco. Wingardium Leviosa! No. Ma è uno, tra l'altro, il blocco. Cioè, è uno solo. Quindi me lo devo riportare per forza di qua. Ah, ho capito. Lo devo fare mentre sono in alto. Wingardium Leviosa! Quindi mentre sono su, praticamente adesso posso. Posso arrivare su, sparare, cioè ce l'ho già. Oh yes. Ora ha senso. Questa è la prova di Charles. Rebelli. Mi mette altri nemici qui. Wingardium Leviosa! Faccio! Incendio! Gladius! Expelliarmus! Faccio! Incendio! Prego! Troppo tardi, mamma madonna! L'input l'avevo dato tipo 10 minuti fa, ma ok. Cioè, mi è partito l'input del Protego. Quando già l'avevo sconfitto. Rebellion. Protego. Ancora. Allora, là c'è qualcosa. Rebellion. Vedo una box. Così? Wingardium Leviosa! Niente, quello non ci arrivo. Quindi da lì lo vedo sempre così. Ma non riesco a passare. Questo è strano. Forse devo bloccarla. Arresto un momento. Arresto un momento. Accio, per forza. Accio è l'unica cosa che può avvicinarmi quel coso. Perché sennò Leviosa non funziona, non so perché. L'ha usato
Leviosa fino adesso. Ah, preso, posso. Rebellio. Ci. Sorry. Era giusto, dici? Che bello qui. Questa luce brutta. È stato un flash. Sì, l'ho aperto. Ho preso. Questa cappa la ottieni completando tutte le prove di Dedalo. Le chiavi di Dedalo, scusami. Parare. Non è partito il protego. Ah, ma perché sono le armi? Ok. Certo, devo passare di nuovo dall'altra parte. Non ci arrivo. Confringo. Expelliarmus. Faccio. Incendio. Nice. Devo prendere un po' di pozioni. Urca, questo quanto è grosso? Guardiano del pensatoio. Quella roba la dovevo interrompere, mi sa. Era, sì, come quelle del primo boss. Shit, lì voleva la magia gialla, ok. Quindi sfera in base al colore che devo interrompere. Viola. Non ho mica capito che animazione ha fatto, che dovevo interrompere. Mi salto. Ok, devo star fuori da quest'area. Se gli sto in melee praticamente mi sdrina. Che è sta roba adesso?
Sbagliato, troppo presto l'ho fatto. Si sta fatto male, eh? Questa l'ha sentita. Yes. Che fighe ste boss fight. Vorrei ce ne fossero molte, 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 molte di più. Che sollievo. Imperio e Avada Kedavra avevi finito. Vabbè, il motivo per cui non voglio infatti la magia oscura. Che gusto c'è? Prima box. No, il boss non lo sciotti con la Avada Kedavra, però... Ah, che crucio. Vedo l'ora di sapere tutto sui viaggi di Isidora. Entrate. Alla preveggenza. Avanti, accomodatevi. Isidora, non vediamo l'ora di sentire quello che... Ci siamo? Voglio mostrarvi qualcosa. Papà... Sono i miei colleghi di Hogwarts. Ah, l'uomo che non parlava più, quello a cui era morto mio il figlio. Non parla dalla morte di mio fratello. Per la siccità era morto. Durante i miei viaggi ho avuto la conferma di ciò che pensavo. Cioè che abbiamo il potere di rimuovere il dolore. Isidora. Ma che cosa hai fatto? Gli ho tolto il dolore. Non finirà bene. Di questa magia non sappiamo nulla, Isidora. Si vede solo ciò che è chiuso nel vaso e non sappiamo ancora che potere possa detenere. Ma le tracce di quella magia sono diverse da quelle che ho già visto. Grazie. Secondo me non è finita bene. Io gioco con mouse e tastiera, sì. Secondo me si dovrebbe usare sempre le maledizioni. Siamo un po' troppo legati al fatto che sono senza perdono di HP e tendiamo a non usarle. Sono maledizioni senza perdono, infatti. Ma sono pur sempre incantesimi nel gioco, secondo me ci stanno. Secondo me no.
Avalanche è stata molto chiara su questo concetto. Hanno detto: noi ve le diamo le maledizioni senza perdono, sono a vostra disposizione. Dipenderà dal tipo di mago o strega che volete diventare. Che tipo di mago o strega vuoi essere? Io so molto bene che tipo di mago o strega vorrei essere, e quel tipo di strega non prevede le maledizioni senza perdono. Non prevede l'utilizzo di scorciatoie. Quindi, certo, potrei tranquillamente utilizzarle. Il gioco mi permette di farlo. Ma non voglio. Oh, certo che c'è la morale. Il fatto che non ci sia nel gioco non vuol dire che non ci sia. Il fatto che non ci sia un sistema di karma, cioè che vi dà dei punti buoni o cattivi all'interno del gioco, non vuol dire niente. È come dire, tu puoi rubare in un autogrill, magari non ti beccano, non ti vede nessuno, però tu hai rubato, quindi tu lo sai che l'hai fatto, anche se non c'è un sistema morale. Magari qualcuno ti vede, ti mette in prigione, e in quel caso c'è un sistema morale, però tu potresti tranquillamente non farlo, anche se non ti vede nessuno. Quindi si chiama morale proprio perché è dentro di noi. Non è che a me serve il gioco che mi dica: ok, ti do un sistema morale, ti do dei punti cattiveria se mi utilizzi le magie senza perdono. E io, nel senso, sono appassionata di questa ambientazione. So che sono maledizioni senza perdono e so che ti corrompono dentro, quindi io non le voglio usare. Non è che me lo deve dire il gioco, che c'è un sistema di karma o no. È la mia morale. La mia morale non mi permette di usarle perché non voglio. Sei esatto, tornata. RP per me. È RP, è roleplay. Io so che tipo di strega voglio diventare e non voglio utilizzare maledizioni senza perdono. E no, non concordo che sarebbe più fico. È la scorciatoia. È molto più facile utilizzare le maledizioni senza perdono. Che piacere rivederti. Il professor Rookwood mi ha raccontato quello che è successo al castello di Rookwood. Alla luce delle tragiche circostanze in cui ci troviamo, è una fortuna per noi avere una persona così capace ad aiutarci in questa faccenda. Grazie, professore. Seguirò il suo consiglio e terrò al sicuro questo secondo manufatto. Bene. Sei pronta a proseguire? Cos'era quel filamento luminoso che Isidora ha estratto dal torace del padre? Era dolore. Ti sarà tutto più chiaro man mano che completerai le prove, non preoccuparti. Affronterò qualsiasi cosa. In tal caso, passiamo alle presentazioni. Permettimi di presentarti un ex preside di Hogwarts, Niamh Fitzgerald. Niamh? Piacere di conoscerti. Devo dire che non mi ha sorpreso più di tanto sapere che una studentessa aveva completato diverse prove. Da sempre ritengo gli studenti di Hogwarts in grado di fare qualsiasi cosa. Grazie, professoressa. Sono felice di fare la sua conoscenza. Sono sicura che riuscirai a completare perfettamente anche la mia. Prima, però, devo... come dire... preparare la sede della tua prossima prova. Ci fidiamo del suo giudizio, professoressa Fitzgerald. Lei sa meglio di chiunque altro come gestire l'inconveniente di... beh... un preside vanaglorioso ed esasperante? In effetti sì. Verifico subito che sia tutto in ordine. Certamente. La professoressa Fitzgerald ha bisogno di tempo per sgomberare la strada. Tu continua a esercitarti con la magia. Se nel frattempo scopri altro sulle attività di Ranrock e di Victor Rookwood, faccelo sapere. Molto bene, professore. Boh, Ettore, dipende come la vedi, però è un pochino una scorciatoia. Nel senso che le maledizioni... cioè... raga, per me, se volete usare, usatele. Io non le voglio usare, ve l'ho detto perché. Perché non... perché se veramente io mi trovassi all'interno di questo mondo, io so che non le userei. Perché sono maledizioni senza perdono e so che ne uscirei corrotta in qualche modo. Perché sono incantesimi potentissimi. E la lore vuole che incantesimi così potenti facciano del male anche a chi li utilizza, non solo
verso chi vengono utilizzati. Cioè, comunque in qualche modo ti corrompono, capisci? Quindi, io ti dico, per me le maledizioni senza perdono, ok, ci sono, le puoi usare, ma per me è molto più fico dire no, io non le voglio utilizzare e anzi massacrerò i maghi oscuri che le utilizzano senza utilizzarle. Cioè, quanto è molto più figo dire ok, imparerò molto bene i miei incantesimi, incantesimi che tutti possono utilizzare, che sono legali, e con quelli schiaccerò chi li utilizza. Boh, secondo me è più figo. Però ognuno ha i suoi punti di vista. Lo so, lo so. Devo continuare a esercitarmi con la magia. Impari in fretta. Si spera anche che Lodgok si farà sentire presto con te. Così apprenderemo com'è andata con l'elmo che hai recuperato. Ottimo lavoro oggi, come sempre. Ci sentiamo presto. A parte che sì, le ho provate, hai voglia. Nell'arena delle arti oscure le ho usate un sacco. Eh sì, c'è un'arena apposta dove te le fanno usare. Lì le ho usate, sì, certo. Cambiata la stagione, raga, c'è la neve. Io vedi, pane, tipo una roba così non riuscirei mai a farla. Ma vabbè, mi conoscete, io non sono il tipo di persona che abusa delle meccaniche del gioco, neanche se mi vengono spalmate davanti alla faccia. Cioè, per chi ha visto come ho giocato anche Elden Ring. Elden Ring ti serviva su un piatto d'argento praticamente tutti i boss, utilizzando determinati incantesimi, utilizzando alcune summon. Io le ho usate? No, perché volevo avere un'esperienza diversa. Io sono fatta così, raga. Per me mi possono anche mettere proprio un vassoio d'argento con sopra gli incantesimi più potenti di sto mondo. No, io cerco comunque di immedesimarmi nel personaggio. Se per me il mio personaggio non le utilizzerebbe, non le utilizza, appunto. Come su Elden Ring non ho voluto utilizzare quelle summons gravissime, perché mi sembravano troppo forti e non volevo rompere il gioco. Ho preferito giocarmelo a modo mio. Io invece sì. No, io vedo differenze, Vito Loser. Ma infatti la differenza non è nella persona che uccidi. Non è, cioè, che siccome fai un diffindo, fai un bombarda massima, allora non ammazzi comunque il tuo avversario. Semplicemente lo fai utilizzando magie che si possono utilizzare, legali nell'ambientazione, fra virgolette, e che non mi corrompono, non corrompono la mia anima. Cioè, io non utilizzo maledizioni che vanno in qualche modo a tingere a un potere corrotto. Quindi lo so che hanno il tempo di ricarica lungo, ma non vuol dire niente. Raga, cioè, c'è l'arena delle arti oscure dove puoi usare solo maledizioni. E tranquillamente ti fai ondate di mob, solo di maledizioni. Cioè, l'ho fatto, è un content della Deluxe. E si tratta di RP, esatto. Io faccio sempre RP quando gioco agli RPG, sempre. Che sia sui Souls-like, che sia su Hogwarts Legacy, che sia su qualsiasi gioco. Ognuno decide di giocare come preferisce. Il mio modo è questo. Io faccio RP. Ma le ho già fatte le maledizioni, non hai capito, Alessandro? Raga, c'è un'arena delle arti oscure dove vai lì e lanci Avada Kedavra, Crucio, Imperio, quello che ti pare, a ruota. Le ho fatte, le ho usate. E non le voglio usare nell'endgame. RP. Natti mi ha detto del tuo incontro con i bracconieri. Ho trovato anch'io qualche notizia su di loro. Possiamo vederci? Temo che ciò che ho scoperto abbia a che fare con te. Esatto, ognuno ha il suo, guys. Sono giochi, possiamo scegliere di giocarli come preferiamo, no? Mi è stato chiesto di insegnarti Bombarda, l'incantesimo esplosivo. Oh, completati. Alleluia. Ti sto dando, vieni da me dopo la lezione. RP vuol dire roleplay, Claudia. Quando ti immedesimi nel personaggio e cerchi di comportarti come lui si comporterebbe, no? Allora, non voglio ancora spoilerarmi la zona della neve. Oh no, domani è giovedì. No, io come faccio ad arrivare a venerdì? Oddio, il giovedì che non c'è live. Che palle. Che palle.